C'è qualcuno che forse preferirebbe perderla per acquisirne un'altra. Certo. Fabio Marimpietri, noi non siamo italiani, in Alto Adige. Libertà per Südtirol, Südtirol non è Italia, Südtirol non è Italia. Noi non siamo italiani, noi siamo solo cittadini italiani. Hanno il passaporto italiano, ma loro non si sentono italiani. Siamo a Merano, in provincia di Bolzano, all'ombra delle splendide Alpi, perché oggi qui c'è la manifestazione dei partiti politici di lingua tedesca per l'indipendenza dell'Alto Adige dall'Italia, organizzata dagli Schulzen, il movimento che propugna la secessione dal resto del paese. Il signore sul palco si è appena scusato perché purtroppo non parla tedesco. Indipendenza dall'Italia e anche sovranità del Sud Tirolo. Lei passaporto, che c'è scritto sopra? Italia. E dove è nato? Nella Val Venosta. Quindi in Italia. Questo non è Italia, è solo un territorio occupato dall'Italia. Avete capito? Qui non siamo in Italia, o meglio, i nostri piedi sono sul suolo italiano, ma a quanto pare questa non è Italia. Capito tutto? No, questo Tirolo, questo non Italia, des provincia Sud Tirol, non Italia. Ero rimasta che era provincia di Bolzano io. Bolzano, Bozen. Parlate italiano? Pochettino. Poco italiano? Sì. E non parla in italiano, non lo so come si chiama. Possiamo fare interviste in italiano? Dopla, dopla, dopla. Lei è stato il comandante degli Schulzen, adesso ha fondato il suo partito sempre per l'indipendenza dell'Alto Adige. Qual è il vostro pensiero? Gli stati nazionali secondo me devono essere superati. Appartengono al Novecento. Lei non si sente italiano, diciamo. Non posso sentirmi italiano perché i miei padri e mia mamma erano tedeschi. Lo Stato italiano non è la mia nazione. Gli Schulzen nascono nel XVI secolo come corpo paramilitare dell'impero asburgico. Un tempo difendevano le valli dagli aggressori, Italia compresa. Oggi mantengono vivi folklore e tradizioni tirolesi. Da quasi 100 anni adesso siamo con l'Italia, ma siamo finiti lì per caso dopo un'aggressione italiana, perché è stata dichiarata la guerra all'Austria e fino adesso abbiamo l'autonomia, ma lentamente ci stiamo sempre più italianizzando, no? Io vorrei la cittadinanza austriaca per restare qui nella nostra Heimat, nella nostra terra. Vuol dire Heimat? Heimat. Ma è più una identità regionale, no? Vuol dire terra nostra, no? Gli indipendentisti vorrebbero recuperare l'unità linguistica, culturale e geografica che la regione aveva fino alla prima guerra mondiale, quando il Sud Tirolo dall'Austria passò all'Italia. Abbiamo la scuola tedesca, abbiamo gli amici tedeschi, c'è la gente tedesca. Scritte, naturalmente, prima in tedesco e poi in italiano. E anche la polizia ha la scritta prima in tedesco e solo dopo in italiano. Siamo abituati qui che quando andiamo a Trento dicono, ah, vai in Italia. Fino dove arriva l'Italia, il confine? Fino dove? Confine al rivo di Garda. Quindi dalla riva di Garda in su non è più Italia, diciamo. No. Non esiste Roma, capito? Chi sono i romani? Ne ha una di fronte. Quanto è lontana Roma per voi? 600 chilometri come Vienna. O di più? È troppo lontano. Roma? Sì, è lontano. La conosci Roma? Sì. È lontana? Roma è per me niente. Quello che succede nel Parlamento appunto a Roma non vi interessa? Non interessa, se qualcosa ci tagliano allora sì che ci interessa. Il vostro partito siede in Parlamento, oggi perché siete qui in questa manifestazione per l'indipendenza dall'Italia? No, noi rappresentiamo qui la nostra indicazione, che è più autonomia. Che noi in periferia, in provincia, possiamo decidere, dobbiamo decidere noi. Che cosa c'è scritto su questi palloncini che stanno gonfiando? C'è scritto autodeterminazione e via da Roma. Noi non siamo contro gli italiani, noi siamo contro questo sistema dello Stato italiano. E così la pensa anche la rappresentanza veneta, in divisa del primo reggimento reale della Repubblica della Serenissima. Noi siamo un popolo, come cultura, come civiltà, come storia e come lingua. Lei si sente italiano? No, conosco gli italici, gli italiani non so chi siano, conosco siciliani, lombardi, sardi e non so chi siano questi italiani. Lei pure è italiano? Mi dispiace, purtroppo. Cose che capitano. Allora, direttore Alberto Faustini è un italico, no? Cioè, lei, dov'è? Sono un italianissimo nato in quella terra che oggi dirige due giornali di quella terra. Lei dirige un giornale che si chiama Alto Adige, Trentino. Non Alto Adige, appunto. È in lingua italiana.
è venduto in Alto Adige. Il giornale va anche bene. Allora, ci aiuti un po' a capire come la pensi. Allora, quanti anni ho per spiegarvelo? Nel senso che allora, la questione, innanzitutto qui siamo di fronte a una caricatura, no? Divertente. Però questa va paragonata a Pontida o altre iniziative un po' folcloristiche. Ci vuole il setaccio e il buonsenso. Dentro il setaccio e il buonsenso bisogna mettere alcuni elementi. Il primo è il folklore, il secondo è la politica. A ottobre si vota in Alto Adige, per cui si sta strumentalizzando molto questo dibattito. Questo dibattito è un po' come i comunisti di Berlusconi, cioè si evoca in alcune occasioni quando fa comodo cercare un nemico. Dall'altra invece bisogna fare un ragionamento politico molto serio. Tu dici la differenza è che i comunisti non ci sono più, gli italiani grazie a Dio sì. Sì, ma infatti è il dibattito. C'è il una dibattito, bella differenza. È il dibattito, gli italiani ci sono. È il dibattito. Però quello che voglio dirvi è questo, che allora da una parte bisogna considerare che qui c'è un'autonomia riconosciuta dalla Costituzione, non donata. Cioè prima nel 48 accordo di Gasperi Gruber, ricordiamo al volo, poi 72 secondo statuto d'autonomia. Adesso c'è un problema di aggiornamento e il problema di cui parlava anche tu Adi, ce l'abbiamo per lo Ius Soli, ce l'abbiamo anche per le autonomie. Si parla dell'Italia federale, qui c'è un'autonomia che funziona, un'autonomia molto forte. In un'epoca di crisi come questa è ovvio che c'è qualcuno che spinge per uscire. Però va ricordato per esempio che la Forte Baviera è un libero Stato dentro uno Stato forte. Nessuno mette in discussione in realtà, al di là delle strumentalizzazioni politiche, la forza dell'Italia. Stiamo semmai discutendo di un riaggiornamento dell'autonomia, ma forse giova ricordare che lì non si batte moneta, non si amministra giustizia, non si gestisce l'ordine pubblico, ma quasi tutto il resto si fa già. Per cui questo va detto, a forza di norme di attuazioni e di deleghe. Le deleghe sono state passate al territorio del Trentino Alto Adige dallo Stato, il Trentino Alto Adige le ha esercitate in un certo modo, ci sono delle spinte. Però non rappresentano il territorio. E gli per esempio, italiani come stanno? No, ma infatti stavo dicendo, lo statuto italiani? Nasce per tutelare i tedeschi e oggi tutela anche gli italiani, per paradosso. Ma l'onorevole che avete visto a un certo punto, c'era un tale che si chiamava Planger, quello è un nuovo onorevole dell'SVP, è andato lì un po' a presidiare, a controllare, perché ha paura del superamento a destra. C'è una frase sulla quale volevo farvi riflettere. Non entriamo troppo nei dettagli. No, insomma, una cosa. A un certo punto uno ha parlato di Heimat, no? Senza quasi riuscire a tradurlo. Certo. Il concetto di Heimat, che è un po' patria, un po' terra, certo, un po' molte cose. Söderer ha detto una cosa, il grande scrittore tedesco, che piacerebbe molto a tua di. Cioè ha detto, la Heimat è un luogo dell'infanzia, è un luogo dove sei cresciuto, un luogo dove ti ritrovi. Allora questa Heimat è molto forte negli italiani, che sono comunque riusciti a costruire il loro presente e il loro futuro in questa terra, nei tedeschi che restano maggioranza, ma dentro la maggioranza tedesca, questa che oggi abbiamo visto è assolutamente una minoranza. Allora, chissà che senso di Heimat, giusto? Heimat. Senso di suolo, di terra natia, di patria.